e avevamo pensato già l'anno scorso, un anno e mezzo fa appunto, di intitolare qualcosa a Sartirana che ricordasse il sacrificio dei nostri soldati italiani e dei nostri concittadini che persero la vita a Nassiriya. Ci sono lutti che non colpiscono solo le famiglie coinvolte, ci sono lutti che appartengono all'intera nazione e i caduti di Nassiriya appartengono all'intera nazione. L'intitolazione appunto di questo monumento a ricordo di quello che mio papà e i suoi colleghi hanno fatto a Nassiriya. Sono passati 20 anni appunto dalla terribile strage di Nassiriya, una ferita ancora aperta che purtroppo non si rimarginerà mai.